Se avete bisogno di crediti, EasyVault, link e codice coupon qui in descrizione. So già cosa in molti diranno di questa review. Giovi, ma è scaduta? Che ci porti a fare la review di una carta scaduta? Sì, esattamente. È scaduta. Se non volete vedere questo video, non lo vedete. Se lo volete vedere, beh, sedetevi, mettetevi comodi, non durerà nemmeno tantissimo. Vi parlerò di questa carta Greenwood, che ha da poco, veramente pochissimo, ricevuto un upgrade da 94-95. Poi se il Manchester United continua il suo cammino, beh, potrebbe diventare un attaccante veramente interessante nella Premier League. Però c'è quel però grande secondo me. E salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Se il video vi piace lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina. E qui in descrizione troverete i link ai nostri social, quali Facebook, Instagram e gruppo Telegram. Il contro netto che ho detto poc'anzi è uno solo, che a parer mio si fa sentire troppo, le tre skill. Le tre skill perché, ragazzi, comunque è un giocatore che nel dribbling eccelle in praticamente tutto, sia a livello di agilità, anche l'equilibrio nonostante un 90, vabbè, ma può essere migliorato con un motore tranquillamente, sia nella reattività, un giocatore molto reattivo, rapace, e non ha problemi nel controllare il pallone, saprà dribblare bene anche senza le skill. Ecco perché, cioè, io sapevo che comunque questa carta ha 3 stelle, aveva 3 stelle, ha 3 stelle, skill di piede, skill, scusatemi. Però ho provato a fare una skill da 4 e poi mi sono ricordato e lì mi sono detto no, veramente, peccato proprio, perché cioè non è possibile. Secondo me non è possibile, con le 4 gli avrei dato quel mezzo voto in più, quasi mezzo voto in più, ecco. Non ha problemi nella freddezza, riuscirà a gestire bene le varie situazioni anche sotto marcatura. Non pecca nemmeno nella forza, ragazzi, perché è un giocatore con una buona forza fisica, 91. E ha un rapporto, secondo me, altezza-peso giusto. Abbiamo un 187 cm di altezza con 65 kg di peso. E il suo body type è alto e medio più o meno. Sì, dovrebbe average e medio, correggetemi se sbaglio. Quindi, secondo me, questo body type, questa altezza-peso non va a influire sulla sua velocità, che è 95 in generale, 95 perfetto, cioè la reazione e velocità scatto. E si sente tutto in game. Del tiro devo dire mi è piaciuto particolarmente il tiro in aria, vabbè, ma lì ci siamo, 96 finalizzazione, ma non disdegna il tiro dalla distanza, grazie al long shot 93 e alla potenza tiro 96. Non disdegna nemmeno il tiro al volo, che forse è quel tiro che meno si andrà a utilizzare con questa carta, con 87 in tiro. Poi ritroviamo le 5 di piede debole, che assolutamente, ragazzi, che ve lo dico a fare, sono pro, sono le 5 stelle piede debole, sono utilissime per un attaccante meta. Lui si avvicina tantissimo, proprio tanto. Peccato appunto con l'equilibrio, perché col motore si può aumentare. Peccato per le tre skill, veramente peccato, quello proprio mi è rimasto in gola, le tre stelle skill, ragazzi. Non pecca nemmeno nel passaggio, all'occorrenza saprà fare dei bei assist, magari non tanto nei passaggi lunghi, che con un 89 se la cava veramente bene, e nei corti non ha problemi, visione, passaggio corto e effetto, ci siamo, ragazzi, ci siamo veramente. Ha tanti pro, veramente tanti pro. Anche il colpo di testa in carta è un pro, 92 in salto, 99 precisione di testa e con l'altezza buona 187. Comunque non è molto portato, secondo me, al colpo di testa. Non perché non sappia colpirla, perché nel mio caso non vado a fare tanti cross. Come resistenza ci siamo, 95. Come stilintesi vi consiglio magari appunto un motore, però i top 3 che mi si sta utilizzati sono Falco, base e motore. Io l'ho utilizzato anche col base e ci siamo. Come indice di ibridabilità da 1 a 5, gioca nella Premier League ma è inglese. Purtroppo un inglese nella Lega inglese non fa tanto indice di ibridabilità, per il mio gli do un 3- o 2.5. Come alternativa vi dico magari un Vardy. Vi potrei dire fuori lega, Ben Yedder, anche Haaland, anche ci starebbe un Osimhen, volendo un Suarez, questi che ho nominato tutti i tots. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta è un 9, 9 più, le avrei dato un 9.5 se avesse avuto appunto almeno le 4 di skill. E anche il Worketz
È un po' strano, medio medio, non mi piace particolarmente. Ma ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate di questa carta, di questa review. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, un commento, una condivisione. Hashtag NMF, con Giovispo vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!